Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù, e anche la grande gioia che provò Maria in quel giorno. Speriamo di poterla provare anche noi un giorno, quando vedremo Gesù risorto in Paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il secondo mistero glorioso è l'ascensione di Gesù al cielo. Prima di lasciare questo mondo, Gesù ha detto: io vado in cielo a preparare un posto per voi. Ritornerò e vi prenderò con me. Noi viviamo nell'attesa del ritorno di Gesù e le cose saranno chiare quando ritornerà Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù. Lo Spirito Santo, cioè l'amore di Dio, la forza di Dio, discende sugli apostoli in preghiera nel cenacolo, attorno a Maria. Li riempie di forza, di coraggio, di entusiasmo. Escono dal cenacolo e comincia il cammino missionario della Chiesa nel mondo, in mezzo a tante difficoltà. Gli apostoli morirono tutti martiri, però seminarono il Vangelo nella società di quel tempo. Oggi dobbiamo continuare noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre. O Gesù,
perdona le nostre, colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo, in anima e corpo. Perché Maria è stata assunta in cielo? In lei si compiono perfettamente le parole del suo Magnificat: Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Maria è stata la creatura più umile che sia apparsa nella storia dell'umanità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre.
Gesù. Perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Il quinto mistero glorioso è il paradiso, dove Maria è regina degli angeli e dei santi e dal paradiso ci segue come una madre segue i suoi figli e ci aspetta per introdurci nella grande festa del cielo. O Maria, tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Salve, Regina. Salve, Regina. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito santo amore, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sapienza.
salvistica. Prega per noi. Torre della santa città di Davide. Prega per noi. Fortezza inespugnabile. Prega per noi. Santuario della divina presenza. Prega per noi. Arca dell'alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, ravviva la nostra speranza, perché condotti dall'amore camminiamo intrepidi sulla via del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me. Che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo. Agnello di Dio è un'immagine che fa tanto pensare. Il più grande peccato è l'orgoglio. L'orgoglio è la causa prima della nostra infelicità, causa che ci fa allontanare da Dio e dal nostro prossimo. Per questo Dio, venendo sulla terra, ha preso una strada in polemica con il nostro orgoglio e in alternativa ad esso. Nei giorni scorsi abbiamo meditato il Natale del Signore. Chiediamoci che cos'è e cosa significa Betlemme. Betlemme è un colpo colossale alla superbia umana e nello stesso tempo è la proposta dell'umiltà come via della pace, come novità e strumento di rinnovamento dell'umanità. Anche in questo momento
i venti di guerra si placheranno soltanto se gli uomini faranno tutti un atto di umiltà. Possiamo paragonare Betlemme a un seme. Il seme darà i frutti che gli sono propri. Cristo, pertanto, con la sua vita non potrà mai smentire Betlemme, ma sottolineerà sempre di più la scelta dell'umiltà, la scelta dell'ultimo posto. Eccoci infatti al Vangelo di questa domenica. Giovanni viene interrogato: «Ma tu chi sei?» E gli risponde: «Io sono voce di uno che grida nel deserto. Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete». Queste parole sono profondamente vere. Dio non è lontano, è vicino. Non bisogna aspettare che venga, è venuto, è già in mezzo a noi. Allora come possiamo incontrarlo? Camminando sulla sua strada, convertendoci alle sue scelte, mettendoci in discussione umile e serena per lasciarci condurre da lui. Chi scende dal piedistallo dell'orgoglio e butta via l'arroganza, l'autosufficienza, la paura di piegarsi, costui trova Dio, o meglio, si incontra con Dio. Giovanni continua e dice: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». Non poteva trovare un'immagine più bella e più vera. Giovanni aveva un temperamento forte, bollente, era un uomo passionale. Anche per lui dovette costare tanto, tanto l'incontro con Cristo, mite ed umile di cuore. Anche per lui fu un vero martirio rinunciare all'immagine del leone, molto congeniale al suo carattere, per accettare l'immagine dell'agnello, molto congeniale invece al carattere di Dio. Giovanni accoglie la strada di Cristo e ne dà pubblica testimonianza. Ecco l'agnello di Dio, come dire: non aspettatevi potenza, ma bontà. Non aspettatevi terrore, ma fiducia. Non aspettatevi esibizioni, ma umiltà. Non aspettatevi un trono, ma la croce. Ecco l'agnello di Dio. C'è già tutto in questa immagine, in questa espressione che noi ripetiamo prima della comunione in ogni messa. Ecco l'agnello di Dio. Ma c'è in noi la fede di Giovanni? L'accettazione della strada di Cristo, della strada dell'umiltà, della pazienza, del sacrificio, del dono, della croce. La nostra comunione è veramente comunione con Cristo e con le sue scelte. Giovanni non conclude qui. Il suo atto di fede è completo ed esclama: ecco colui che toglie il peccato del mondo. È lo scopo della vita di Cristo, il senso della sua missione. Cristo toglie il peccato del mondo. Chi non si sente peccatore, chi non si sente veramente segnato dal peccato, chi si sente invece sempre a posto, chi non avverte il suo peccato, non ha l'umiltà di battersi il petto, non incontrerà mai Cristo per quello che veramente è, perché Cristo è colui che toglie il peccato del mondo. Gesù ha detto: è dal cuore dell'uomo che esce ogni malvagità. Pertanto va cambiato il cuore dell'uomo se vogliamo cambiare la vita dell'uomo. Gesù è venuto per raddrizzare dentro di noi i nostri pensieri, le nostre intenzioni. È venuto per togliere la radice della nostra sofferenza, che è il peccato. E il peccato è orgoglio, autosufficienza, ribellione, indifferenza, odio, egoismo. Cristo è Redentore dell'umanità peccatrice. Infatti per Cristo la tragedia dell'individuo è il peccato. In ogni messa ripetiamo: questo è il calice del mio sangue, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, sia ben chiaro. Ricordiamoci sempre che questa è l'intenzione di Cristo. E pertanto dinanzi al male dell'uomo non dimentichiamo la diagnosi di Dio. La radice del male è il peccato, anche oggi. Quanto peccato c'è nel mondo e i frutti sono quelli che noi vediamo. Passato il Natale, continuiamo a meditare la vita di Cristo, per impararla, per accoglierla, per viverla. Preghiamo con tutta l'anima: Signore, fa che io ti conosca,
Signore, fa che io mi lasci salvare, fa che io mi lasci liberare, fa che io mi lasci redimere da te. Signore, fa che io non abbia la presunzione di importi la mia strada, ma abbia l'umiltà e la fede per camminare nella tua strada. Sia lodato Gesù Cristo.